Nuovo vlog dalla villa degli youtubers. Oggi raga è sabato ed è una bellissima giornata. Come vedete dalla mia postazione, raga, c'è un sole incredibile. E direi che è proprio giunto il momento di fare qualche bello scherzetto. Che cacchio è caduto? Raga, ho perso una gamba della fotocamera. Ma com'è possibile? Qui volano via pezzi, ma cosa sta succedendo? Vabbè, comunque è quasi l'una di pomeriggio, raga. E indovinate un po' chi è l'unico in villa che sta dormendo. Siamo io, Mattiz, Causosan, Octi, un amico di Mattiz, Lollo Pollo, il nostro manager Vincenzo, è arrivata anche mia mamma adesso, poi ci sono io. Raga, indovinate l'unico che sta dormendo? Zerbian, ovviamente. Noi ci siamo già svegliati, abbiamo già fatto colazione, abbiamo fatto anche un allenamento, raga, perché adesso la previsione è quella di allenarci tutti i giorni. Domani smetteremo già perché è impossibile. Però insomma, noi ci proviamo, ecco. E Zerbian ancora è lì a farsi la sua bella pennichella, raga. Non va bene, dobbiamo svegliarlo. E poi oggi, raga, ho anche previsione di fare un bello scherzo a Mattiz. Ma non voglio spoilerarvi niente, forse l'avete letto dal titolo se ha funzionato. Non dimenticate, raga, mi raccomando, come al solito, un bel like. E non dimenticate, raga, di iscrivervi a questo canale, perché usciranno un sacco di altri vlog pazzi insieme a tutti gli altri. Quindi mi raccomando, tasto rosso, iscrivetevi qua sotto. E raga, un bel like, seguitemi su Instagram e let's go. Comunque, raga, ho leggermente modificato la mia postazione. Abbiamo tolto un softbox perché gli altri non servivano. Questa, raga, adesso è la mia postazione in questo momento finale. Abbiamo una sedia con un asciugamano sopra, che non fa male, insomma. Ho ovviamente i miei due computer, uno qui e uno di qua. Una prolunga, lì il softbox che ho tolto. Raga, mi raccomando, qua sotto nei commenti fatemi sapere il voto che date a questa postazione. E poi, raga, non voglio spoilerarvi niente, ma se togliamo questa maglia qua sotto sta per arrivare qualcosa di veramente, veramente epico. Vi dico solo che qua c'è scritto draco.it. Indovinate qua sotto nei commenti, raga, che cosa può essere. Forse qualcuno di voi l'ha già visto, ma raga, è qualcosa di incredibile. Mi raccomando, quindi non perdetevi i prossimi vlog. Ma adesso è giunto il momento di andare a svegliare Zerbian. Raga, dobbiamo fare molto 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 piano, perché vorrei, raga, spaventarlo in qualche modo, ma sinceramente non so se sta dormendo oppure solamente in camera. Comunque scendiamo le scale. Camera di Zerbian, raga, è tipo al piano sotto, ed è esattamente questa qui, quindi quella davanti alla porta. Raga, abbiamo anche un pezzo della trombetta. No, aspetta, aspetta, aspetta. Raga, avevo comprato uno spruzzino apposta per queste occasioni. Uno spruzzino d'acqua che praticamente dovremmo sparargli in faccia. Il problema è che non so dove cavolo l'hanno messo. In questa villa, raga, siamo forse un po' troppi. Le cose spariscono ogni giorno, cavolo. Non c'è più niente, non c'è più lo spruzzino. Vabbè, niente, dobbiamo arrangiarci, raga. Che cosa possiamo utilizzare per svegliare? Un bicchiere d'acqua freddo. Vai, raga, è perfetto. Allora, prendo un bicchierino. Mettiamo l'acqua più fredda che possiamo. Piano, 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 piano. Riempiamo un pochettino il bicchiere. Raga, io spero di non fare... aspetta, però così ci mettiamo gli anni. Vabbè, serviamo l'acqua che scende. Comunque stavo dicendo, io, raga, ho paura di bagnare la fotocamera, quindi dobbiamo fare molto, molto, molto piano. Ok, il bicchiere... aspetta, ne togliamo un pochettino, perché qui altrimenti va tutta fuori. Raga, ok, ci siamo. Let's go, momento di andare a svegliare Zerbian. Parliamo pianissimo adesso, perché altrimenti, raga, mi sento. Dormi, 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 bel bambino, dormi. Io ti vorrei solo dire che sono le 3 di pomeriggio. Sì, sì. Sono le 3 di pomeriggio e te ancora sei nel letto a dormire. Ma stai scherzando? Cosa vorresti dire in merito? Ma sono ragazzi di miei. Cosa ha detto, raga? Io non capivo. Vabbè, io lo lascio dormire. Ti vuoi alzare? Sì. Va bene, comunque sono le 3 di pomeriggio, 3 e mezza più o meno. Ma che... vabbè, è l'una, dai, è l'una. Però ti sei svegliato comunque tardi, devi svegliarti alle 9 e mezza, che dove è finito il programma? Ragazzi, domani allenamento, mi sveglierò, tranquilli. Dai, va là, lasciamolo dormire, che poverino ieri sera ha faticato molto. Cos'hai fatto ieri sera? Beh, grazie, molto interessante. Vero? Ah, raga, il solito Zerbi. Comunque, voglio andare a vedere un attimino come è messa la situazione fuori, raga, perché il mio obiettivo oggi era fare uno scherzo a Mattiz. Parlo pianissimo perché altrimenti, raga, mi sente e sono finito. Il mio obiettivo era quello di andare in camera sua, che è una camera provvisoria, perché Mattiz non starà qua per tutto il tempo, ma appunto tra poco andrà via. Però, raga, voglio disinstallargli Fortnite. Assolutamente, lo voglio fare tantissimo, perché lui l'ha fatto me col mio telefono e lo voglio fare nel suo computer, cavolo. È vendetta, raga. Aspetta, qua non mi si vede. Ehi, guarda che bello ora. C'ho questo ciuffo volante, raga, che ogni volta, mannaggia, lui non se ne va via. Ok, raga, momento di andare a vedere dove è Mattiz. Io spero che non mi senta, raga. Ok, intanto il cartello di Octi vietato tuffarsi. Non c'è niente, non c'è. Cioè, raga, la piscina è laggiù. Perché ha messo il cartello vietato tuffarsi? Matti? Sei lì? Cosa stai facendo?
Fai bene, oggi è una bella giornata, ti conviene? C'è un sole incredibile, infatti, raga, non c'è una nuvola in cielo. Che figata. Ah, ci sarebbe proprio una bella giornatina in piscina oggi, poi con un po' di musica, con un po' di Mattis. E comunque, sai cosa voleva fare il nostro manager? Raga, quella lì è una papera gonfiabile gigante. Voleva che noi la gonfiassimo soffiando, ma come facciamo? Non lo so, non lo so. Che cosa pensa quando dici questo? Vabbè, Matti, dai, te inizia a soffiare, io ti aspetto. No, facciamo che tu inizi a soffiare e io vado a farmi un bagno, ok? Va bene, dai, allora te stai un po' in piscina, vado su a finire di registrare il vlog. Ciao! Raga, momento di iniziare col nostro scherzo. Ritorniamo di sopra nella stanza di Mattis, che poi tra l'altro, raga, la stanza di Mattis è di fianco alla stanza di Octi. E io Octi non lo vedo da stamattina, quindi vorrei capire che fine ha fatto. Questa, raga, è la stanza di Mattis, che poi tra l'altro non l'ha nemmeno chiusa. Cioè, raga, ha aperto! No, vabbè, non ci credo. Aspetta, 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 aspetta. Fermi, raga, questo qui è il suo computer tipo provvisore che hanno montato. Raga, ma aspetta un secondo, perché qui c'è il video di Kazuo-san. Penso che condividano la stanza. Ma prima di spattacare col suo computer, andiamo un pochettino a vedere che cosa sta combinando Octi. Cosa starebbe facendo? Sto programmando i video per tutta la settimana, li sto mettendo. Beh, raga, un gran lavoratore Octi. Va bene, ciao. Ok, momento di iniziare lo scherzo, raga. Allora, io sono al suo computer, oh mio Dio. Allora, raga, la cosa sarà un po' acrobatica, perché io devo trovare un modo di leggere la fotocamera mentre smanetto col computer. Allora, qui chiudiamo. Ma no, quanto è veloce il mouse. Allora, qui chiudiamo. Ma cos'è? Ma non hanno nemmeno comprato i programmi. Ma che poveri. Ok, dobbiamo solo cercare Fortnite, raga. Fortnite. Voi vedete Fortnite nel computer? Raga, dove cavolo è Fortnite? No, ma qui c'è poker, non voglio giocare a poker, voglio Fortnite. Dov'è Fortnite? Eccolo, Fortnite. Ok, per disinstallarlo, raga, dobbiamo aprire il launcher di Epic Games. Ok, let's go, raga, ci siamo. Oh mio Dio, non vedo l'ora. Ma cosa cavolo vorrebbe dire questa cosa? Non c'è la connessione. Vabbè, tranquillo, a me non serve la connessione per disinstallarti Fortnite. Andiamo sulla nostra libreria, che è un po'... Ok, Fortnite c'è, raga. Fortnite c'è, perfetto. Allora, per disinstallarlo vado qui. Anista, regà, Fortnite sono 70 giga. Regà, 70 giga. Cioè lui dovrà riscaricare 70 giga. Ci metterà un sacco di... Raga, impazzirà. Quando vedrà che non c'è più Fortnite nel suo computer, impazzirà tantissimo. Vai, raga, lo devo fare. Let's go. Are you sure you want to uninstall Fortnite? Ma certo che sono sicuro. 3, 2, 1... Boom, no raga, io ho disinstallato del tutto Fortnite. Raga, non c'è più l'icona di Fortnite. No, Mattis mi ucciderà. Raga, via. Devo chiudere la porta, raga, non devo lasciare le impronte. Via. Andiamo via nella mia stanza, via. Ok, è stato un lavoro pulito e senza alcuna traccia. Mattis non saprà mai che sono stato io. Ora devo solo aspettare che Mattis entri nella sua stanza. Chi è? Ciao Kazuo-san, sai dove è Mattis per caso? Mi sembra sia giù in piscina, non lo so. Ok. Ricordo che stava prendendo il sole perché avevamo registrato un video prima. Ah, ok, te sai che cosa ho fatto a questo computer? Non dire niente a Mattis, ma prima qui c'era qualcosa. Ma questo è il computer che mi ha prestato però. Guarda un po', qui prima c'era qualcosa, no. Indovina cos'era? No, era Fortnite. No, cioè, ma non dirgli niente. Io scappo. Via. Raga, Mattis arrabbierà con Kazuo-san, che non c'entra niente. Eccolo. Sì, io ho appena finito di dormire. Come è dentro? È uscito abbastanza bene. Sono organizzarmi bene. Non lo so, io ho caricato il video, poi siamo stati in piscina, però non... Scusa, non c'è cosa per cercare qui? Non c'è, questa è la cosa strana. Cioè, il coso del cerca di Windows. Prova tipo qui. Ah, search. Non lo so, non ci sono icone nascoste. Aspetta, magari... Ho tolto il collegamento dal desktop. Io ho appena finito di caricare il video, quindi non lo so se è entrato qualcun altro, boh. No, non ci sta più. Virus protection, ma che frega. Dove sta? Ma non è che l'hai cancellato per sbaglio? No, è impossibile. Dai, no, non ho toccato niente. Però il mio video, sono le 12:12, il mio video esce esattamente tra
non so calcolare, ok? 18 minuti. Prova a riscaricarlo. Ma lo sai quanto ci vuole per scaricare Fortnite? Sono 38 giga. Sì, però c'è l'ultra fibra, non ci vuole niente a scaricarlo. No, 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 se io non scarico il video adesso e metto la miniatura, io non esco da sta stanza. No, dai, datemi una mano, per favore. Bro, non lo so. Oh, Matti, che succede? Non c'è più Fortnite sul coso, mi serve la miniatura per il video di oggi, ancora non ho preparato niente. Devo prendere la skin con tutta l'ambientazione di Fortnite. Ah, ma non lo trovi più? No, non lo so, qualcuno l'ha disinstallato, oppure io ieri sera, ma non penso. Ma c'era il buco vuoto, vuol dire che qualcuno l'ha tolto. Qua ci sono tutti i giochi del computer e qui c'era Fortnite. Bro, però io devo essere sincero, stamattina l'ho visto Fortnite. Anch'io mi ricordo. Infatti volevo fare la partita. Oh, raga, ho editato il video, siamo andati in piscina insieme e adesso l'ho caricato, però non ci ho fatto caso, non l'ho visto più. Io non sono un esperto di computer, però so come disinstallare un gioco e di sicuro non mi metto a disinstallarlo. Dai. Ma poi che lo fai ora? Guarda che ci metto un bot per installare. No, raga, mi dovete dare una mano, perché se non esce il video oggi io non so che cosa fare. Bro, glielo dico. Cosa? L'hai disinstallato te? No, sei una persona. No, prima, mentre stavo finendo di editare il video, è entrato Gaff in stanza e ha detto che ha cancellato il video. Ma te! Ti distruggo! È stato Gaff. Sei una persona orribile. Ma ora però te mi dai la tua postazione e mi fai fare la mia. Va bene, dai, queste cose non si tirano. No, va bene, dai. Te l'ho presto solo per oggi. Andiamo, per favore. No. Ora tu, io non lo so ora come rifaremo a scaricare 38 giga di gioco là dentro. Non ci voglio credere. Ma la cosa bella è che è veramente disinstallato. E la cosa bella è che stava dando la colpa a me. La cosa bella è che io stavo dando un pugno a lui. Invece lo devo dare a te adesso. Io vi odio, io da qui devo scappare. Prima che sto qua. Raga, lo scherzo ha funzionato. È stata una roba fantastica. Matti si stava incavolando con Kazusan. Io mi ricordo da quando qua sotto, raga. Fatemi sapere a chi dovrebbe essere il prossimo scherzo. Non dimenticate un bel like e di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi vlog fantastici, tutti i prossimi scherzi. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao, ciao.